Beh, sì, come avete letto dal titolo, oggi vi voglio dare dei consigli su cosa acquistare per il Black Friday. I miei consigli che vi voglio dare oggi sono su cosa acquistare per il videomaking, per i viaggi, macchine fotografiche, microfoni, obiettivi. Quindi partiamo subito con la lista di cose che secondo me, a mio parere, dovreste prendere per fare i vostri video. Partiamo subito dalle macchine fotografiche. Partiamo da Reflex. Io vi consiglio di andare a vedere assolutamente la Canon 70D. È una macchina di medio livello. Come qualità è veramente molto buona e adesso, senza Black Friday, la trovate a 800 euro. Solo corpo, quindi senza obiettivo. Passando a Reflex di fascia alta, invece, potete andare a vedere la Canon 5D Mark III. E adesso la trovate all'incirca sui 2000-2005. È una macchina full frame, molto buona. Ad esempio, io adesso sto usando la 5D Mark II e la Mark III invece è il modello successivo. Passando invece a macchine mirrorless di fascia media, io vi consiglio di andare a vedere assolutamente la Sony RX100 Mark IV, che è una macchina buonissima, ha il fuoco automatico, anche quella, ha lo specchietto che si può alzare per entrare in modalità selfie. E io infatti al Black Friday guarderò molto quella macchina lì perché me la voglio comprare assolutamente. Se invece vogliamo andare in una fascia alta, la Sony A7S2 è quella che fa per voi, perché a tutto. E questo era tutto per quanto riguarda le macchine. Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, vi consiglio di andare a vedere il 10-22 di Canon. Copre un range non troppo grande di focale, ma se volete un bel grandangolo, comunque quello fa il caso vostro. Come qualità è ottima, dovrebbe costare intorno ai 700 euro adesso. Ma se invece volete uno zoom nettamente di qualità superiore, che costa anche di più, c'è il Canon 2470 f/2.8 2 USM bla bla bla, che adesso lo vendono a 2000 euro, ma tra 2 giorni potrebbero fare un mega sconto anche lì e io spero tanto che lo facciano perché me lo voglio comprare anche quello lì. Gli ottiche fisse Canon Serielle invece vi consiglio di guardare assolutamente il 24-1.4. Oddio, c'ho un pettine in mano. Il 24-1.4, il 35-1.4, il 50-1.2 e l'85-1.2. Quelli per me sono i migliori. Se invece parliamo di action cam, è appena uscita la nuova GoPro Hero 5 Black e GoPro Hero 5 Session, che sono le nuove top di gamma di GoPro, e anche lì non è difficile che facciano degli sconti perché comunque le GoPro sono molto molto vendute, molto probabilmente ci sarà anche lì lo sconto. Per quanto riguarda i microfoni di registrazione, invece, dipende sempre quello che volete prendere. Io ad esempio adesso ho un Rode VideoMic Pro che è direzionale. Io l'ho pagato 180 euro e costa ancora così. Oltretutto c'ho anche la versione vecchia e non c'ho quella nuova, infatti no, secondo me non conviene cambiarlo. È un microfono molto buono, ad esempio per quando devi registrare dei vlog oppure devi fare delle interviste. Altrimenti, se vuoi registrare rumori di ambienti e così via, ti consiglio di prendere un Rode VideoMic Stereo. E comunque è quello ciccione grosso così fatto a palla che prende tutti i rumori intorno. Anche quello lì dovrebbe costare intorno ai 180-200 euro più o meno. Per quanto riguarda invece i cavalletti, andate assolutamente a guardare il Manfrotto B-Free, che sarebbe il Manfrotto top di gamma per quanto riguarda i viaggi. Io lo sto usando da circa 2 anni e un cavalletto migliore di quello per viaggiare non ce n'è assolutamente, davvero. Io ho quello in alluminio, che l'ho pagato circa 150 euro, invece quello di carbonio ne costa circa 300, e molto probabilmente farò uno sconto su quello di fibra di carbonio perché è quello top di gamma, quindi cercano sempre di fare gli sconti sul top di gamma. Un altro cavalletto da viaggio invece, che lo adoro e cercherò di prendermelo anche stavolta Black Friday, è il Gorillapod della Joby. In particolare il Joby Focus qualcosa. Davvero quello, se ci vuoi mettere sopra una Reflex e fare dei vlog, quello funziona da Dio, regge tutto il peso che vuoi. L'ha usato anche Casey Neistat, anzi lo usa Casey Neistat nei suoi vlog. Comunque per chiunque voglia acquistare tipo macchine fotografiche, attrezzatura fotografica, il Black Friday secondo me è uno dei giorni migliori per cui acquistare, perché a volte ci saranno anche dei prezzi molto interessanti e degli sconti che comunque in altri giorni non te li fa nessuno. Io vi parlo di attrezzatura, ma potete trovare svariate cose. E comunque non lo fanno solo su Amazon. Quindi potete guardare in tutti i negozi online del mondo. Il mio obiettivo di quest'anno su cosa comprare al Black Friday sarebbe o una macchina nuova, o un obiettivo, oppure il Gorillapod. E con questo per oggi è tutto, anche perché da quanto vedo dal monitor la batteria mi si sta scaricando. Mi raccomando, preparate le vostre carte di credito per venerdì perché ce ne sarà veramente bisogno. Nel caso vediate qualcosa venerdì, scrivetemelo qua sotto nei commenti, se ovviamente c'è qualcosa di interessante riguardante la fotografia e il videomaking. E vabbè, io ho ancora sto pettine in mano e non so neanche perché ce l'ho qua. Vabbè.
Vi invito ad iscrivervi al canale per video ogni settimana, lasciate un like se vi è piaciuto questo video e soprattutto se vi è stato utile. E quindi noi ci vediamo sabato con il video sugli zombie che porterò. Vi spiegherò un attimo come abbiamo fatto a girarlo e un po' di dietro le quinte che ho girato lì, ma non sono riuscito a girare molto perché comunque ho dovuto dirigere un po' tutto e di fare anche il vlog non ho avuto molto tempo. Grazie mille per aver guardato e noi ci vediamo sabato.